Era la notte del 9 ottobre del 2021 quando Dora la Greca, trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana, perse la vita a Potenza. A distanza di 2 anni la famiglia chiede di sapere la verità su quanto avvenuto. Per questo motivo, qualche mese fa, attraverso l'avvocato Renivaldo la Greca, si è opposta alla richiesta di archiviazione della procura lucana delle indagini a carico del fidanzato accusato di induzione al suicidio. Opposizione accolta dal GIP lucano, che ha deciso per una proroga di 8 mesi di indagini, soprattutto per studiare la balistica della caduta del corpo di Dora, perché la trentenne precipitò giù dal 4° piano della palazzina dove abitava a Potenza con il suo fidanzato Antonio Capasso. La sera in cui Dora precipitò dal balcone, i due erano appena rientrati da una serata insieme. Lui raccontò che la ragazza si sarebbe gettata giù dal balcone al culmine di una lite. La famiglia di Dora ha sempre sostenuto che ci sono stati ancora tanti punti oscuri sulla vicenda, ma soprattutto sono convinti che mai e poi mai Dora si sarebbe tolta la vita. Al centro dei dubbi del legale anche le indagini non avvenute, secondo l'avvocato, in maniera ottimale. Si attendono ora alcuni mesi per sapere l'esito di queste indagini. Intanto però oggi, ma come sempre, è il giorno del dolore. Oggi, a 2 anni dalla morte di Dora la Greca.